esempio, perché queste sono queste rivendicazioni, no? Io sono da sempre della Val Brembana, questa è la mia terra e che gli altri vanno da un'altra parte. Allora, ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, no? Ogni generazione il numero di antenati raddoppia. Quindi 2 alla decima sono 1024, e quindi se una generazione dura diciamo 30 anni, 300 anni fa, all'inizio del Settecento, quando Bach terminava di scrivere la sua opera, ognuno di noi aveva 1024 antenati, ok? Facciamo 1000. Ognuno di loro aveva 1000 antenati 300 anni prima. E quindi ognuno di noi, 600 anni fa, 1400, Brunelleschi, aveva 1 milione di antenati, ognuno dei quali, 300 anni prima, aveva 1000 antenati. E quindi, 1100, all'epoca della prima crociata, ognuno di noi aveva 1 miliardo di antenati. Ne avevo 1 miliardo io, 1 miliardo lei, 1 miliardo lui. L'umanità per l'epoca non aveva 1 miliardo di persone. Non c'erano. Allora, come facciamo a fare star dentro le nostre immense genealogie, dentro i numeri limitati della popolazione umana? Quando si sposano due cugini, i loro figli non hanno 8 bisnonni, ne hanno 6. Quindi l'unico modo per ridurre il numero di antenati è pensare che molto spesso ci fossero unioni fra parenti che sapevano di esserlo, magari fra parenti che non sapevano di esserlo, ma lo erano. E in questo modo riusciamo a far stare dentro il numero dei nostri antenati, che come vedete è vastissimo, dentro le dimensioni limitate della popolazione umana, che non ha toccato il miliardo se non pochi secoli fa. Ma anche così, con questo meccanismo di raddoppiamento, ognuno di noi ha centinaia di migliaia di antenati diversi all'epoca degli antichi romani. Centinaia di migliaia. Stavano tutti in Val Brembana, io direi di no. Stavano in posti molto molto diversi. Tanto è vero che hanno del DNA in comune con tutte le popolazioni della Terra. Quindi questa idea, accidenti, io sono l'unico detentore del diritto di stare in questo territorio, non sta in piedi, perché possiamo dire due cose: A, che qualche tempo fa eravamo in Africa; B, che nel periodo intermedio c'era tanta gente che ha contribuito al nostro DNA, tanti antenati che stavano in tanti posti diversi.